Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi un video di spacchettamento e di haul Shein. Questo video sarà diviso sicuramente in tre parti, perché vi spiego. Ho fatto un ordine praticamente a inizio settimana e stranamente è già arrivato. Una parte, la seconda parte si vede che partiva da un magazzino diverso, arriverà prossimamente, quindi registrerò anche la prossima parte in un altro giorno. E stamattina, che è venerdì 24 febbraio, ho acquistato altre tre cose, tre quattro cose. E quindi aspetterò che arrivi anche quel pacco lì per fare poi un video unico. Ma adesso volevo farvi vedere questo mini pacco che mi è arrivato praticamente con soltanto due pezzi. Tra l'altro veramente stranissimo che sia arrivato già oggi. Però questo è quanto. Tra l'altro vedo che non è neanche impacchettato come al solito con quella classica busta di Shein. Impacchettato diversamente, vabbè. Allora, ah, tra l'altro, bello questo vestito, mi piace molto. Cioè, così a vederlo, poi bisogna vedere se mi sta bene perché sapete com'è. Allora, stavo guardando di prendere l'ordine che ho fatto e innanzitutto andiamo anche a vedere quando l'ho fatto perché è veramente straordinaria questa cosa qua. Allora, spedito. Allora, io quest'ordine, pacco diviso, va bene. Dettagli pagamento. Ah, tra l'altro, avrei dovuto spendere 122,75 €, ho speso 84,91 €, perché vi ricordo che quando comprate da Shein dovete sempre controllare i codici sconto, ma anche su internet, perché a volte trovate veramente degli sconti belli, proprio belli, 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 dei belli sconti. Quindi, ora, se riusciamo a... Aspettate, pacco 1, infatti arriva, tra l'altro, data consegna stimata 5 marzo, 8 marzo, è arrivato oggi, incredibile, incredibile, ragazze. Ordine fatto 21 febbraio, oggi siamo al 24 di febbraio, quindi consegna flash. Allora, questo maglione che io adesso andrò a farvi vedere, l'ho pagato, era già in saldo tutto quanto, l'ho pagato 7,92 €. Il prezzo originario era 22 euro, quindi tanta 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 roba. Ora vi faccio vedere, allora mi sembra enorme, ma ragazzi sono anche incinta, quindi può anche essere che mi vada anche bene, tra l'altro. E questo è quanto, adesso qui secondo me dal vivo non rende, ora vi faccio vedere da qua la modella, non sarà mai a me come alla modella, ovvio, però è molto molto bello così, a vederlo così. Vediamo se... Provandolo mi sembra un po' meno grande, ecco, perché a volte io prendo le cose e poi vabbè, vedremo. Poi ho preso questo maglione che mi piace già un sacco e anche questo lo dobbiamo provare. Eccolo qui con tutte queste belle perline e la maglia fatta un po', scusate, la manica fatta un po', diciamo larga, ok, che però poi si chiude in questo modo. Ha tutte le perline, rimane un po' taglio, vedete? Adesso poi la proviamo appunto insieme. Rimane un po' quasi a collo alto e rimane un po' un taglio alto. Quindi non è una di quelle maglie che diciamo maglione maglione. Rimane un po' alto da mettere con i jeans o comunque con i pantaloni a vita alta. Ora, in questo caso io sono incinta, quindi c'ho poco da mettere i pantaloni a vita alta, ovviamente, o cose varie, però ad esempio se io sotto metto un leggings, che praticamente sto usando soltanto leggings, e una canottiera
magari un pochettino più lunga, posso mettere sopra questa e sono a postissimo. Ecco, questa è la mia intenzione. È come vorrei indossare questa al momento. Dopodiché riadatterò ovviamente questa maglia, questo maglioncino, quando poi non sarò più incinta e quando forse dimagrirò, a pantaloni appunto a vita alta. Ecco, quindi questa è l'idea. Mi piacciono, adesso le vado a provare tutto. Allora, di questo ho preso una M, invece di questo c'era soltanto, se non sbaglio, la... No, c'era la L, infatti ho preso una L. E allora, il vestito vi ho detto già quanto costa e il maglione, questo qua, veniva a 20 euro, l'ho pagato 12,40 euro. Quindi ora vado a provare tutto. Se tengo, come sempre, vi mostro. Se non tengo e rendo, allora non vi mostro niente, quindi... È così, adesso vado appunto a provare. Dopo le prove, ci vediamo poi al prossimo video, al prossimo pacco. Eccolo qua. Allora, vi faccio vedere, è bellissimo, caldissimo. E come potete vedere, ho messo sotto adesso una canottiera per cercare di, diciamo, coprire la pancia, perché vedete, ovviamente, essendo comunque al sesto mese, inizia a essere appunto una pancia abbastanza grande. Con questo, se avete magari dei pantaloni prema mam, magari a vita alta, ecco, potete tranquillamente giocare con questa cosa qua. Ecco, io ad esempio al momento non li ho, però se vi devo dire la verità non mi dispiace neanche poi alla fine tanto come sta. Però come vi dicevo prima, questa qua è una maglia pensata in realtà per andare con i pantaloni a vita alta, quindi se non siete incinte e avete i pantaloni a vita alta, benissimo, sono perfetti, è la morte sua. Se non l'avete, come nel mio caso, niente, io al momento lo adatterò in questa maniera qua, quindi metterò magari anche qualcosa di un pochettino più pesante. Ora vediamo un attimo che cosa ho nell'armadio. Ora ho preso quello che avevo per farvela vedere, però se vi devo dire la verità, a me piace tantissimo, cioè anche come manica rimane un pochettino a sbuffo, mi piace. È una maglia un pochettino più diversa, più particolare, comunque vi... Dico già che arriverà un'altra maglia con le perle. Ok, poi c'è questo. Allora, il vestito a me piace moltissimo. Il problema è che se anche avessi preso una M non sarebbe andata così male, ecco, però forse non c'era più. Adesso non vorrei dire una cavolata, vabbè, comunque. Allora, è molto meringa. Diciamo così, però è fatta apposta. Vi faccio vedere, ecco, forse si vede abbastanza che al momento mi sta perfettamente perché appunto avendo la pancia sono comoda, sono molto comoda, quindi vedete? Perché appunto avendo il pancione sono molto comoda. Bisogna vedere poi dopo quando partorisco e appunto spero di dimagrire. Nella mia testa c'è l'idea ovviamente di tornare come ero prima e quindi bisogna vedere a quel punto lì cosa succede, nel senso se mi starà ancora bene, se non mi starà più bene, non lo so, vabbè. Comunque, per il momento io questo lo tengo perché mi piace, va bene, sto comoda e poi vediamo. Al limite lo vedrete su Vinted, ecco, prossimamente. Comunque, la manica è fatta, vedete, in questo modo e poi appunto c'è il volant. Mi piace molto. Cioè, come taglio già di vestito è normale che stia bello largo. Bisogna vedere dopo. Vedremo. Vi farò sapere. Ragazze, buongiorno. Allora, seconda parte dello shopping di Shein. Ve l'avevo promesso, ho detto che appunto avrei girato in più parti perché mi arrivavano i pacchi scaglionati. Tra l'altro ho notato che, non mi ricordo, non so se l'ho detto nell'altro video, non mi ricordo, comunque ho notato che i pacchi adesso vengono spediti da GLS.
Forse sono anche un pochettino più veloci delle vostre. Comunque, ordine fatto, se non ricordo male, il 24 di febbraio. Però adesso vediamo se che ordine è, perché ne ho fatti due. E adesso vi mostro tutto ciò che ho preso. Allora, ripeto, i pacchi sono due. Sto guardando, ok, quindi sono questi. E ora veniamo a noi. Quindi svuotiamo. Questo è il secondo ordine. Svuotiamo il più piccolo. Oddio, non mi sembrava di aver preso qualcosa di leopardato. Non mi ricordo più. Ah no, invece sì ragazzi, invece sì. Niente, mi ricordavo male. Allora, infatti di questo pacco qua deve arrivarmi ancora un pezzo. Adesso mi metto la mollettina perché almeno sono più comoda nel farvi vedere le cose. Ok, allora iniziamo con, mamma mia, con questa, questo vestito fatto un po' a camicia, che ovviamente vi farò vedere indossato dalla modella. Allora, questo qua mi è piaciuto un sacco, anche per la lavorazione e anche per il colore. È abbastanza fresco, quindi uno di quei vestitini che metti solitamente in primavera. Ho preso una XL perché qua mi sembrava potesse darmi fastidio col fatto del pancione. Ora vediamo un attimo, lo proveremo. È fatto poi in questo modo, qui sopra così, eccolo qua, e dietro fatto in questo modo. Vederlo così mi sembra enorme, ma sapete com'è. E poi la manica è più o meno lunga, però tendente un pochettino al corto. Ora, ripeto, vi faccio vedere ecco qua, indossato alla modella, ovviamente sta tutto benissimo, è questo. Ok, quindi insomma speriamo che mi stia in questo modo più o meno. Allora, il prezzo originale era 19 euro, poi ovviamente come sapete con i vari sconti sono riuscita ad acquistarlo a 16 euro e 14, quindi vedremo. Anzi, aspettate che lo metto subito qua sopra, tanto poi dovrò provarli, quindi li vedrete alla fine del video. Insomma, poi vediamo un po', ho preso un altro vestito, questo mi piaceva tantissimo, ce l'avevo nei preferiti da non so quanto tempo, perché devono mettere ste chiusure che non sopporto di questi vestiti, non si capisce, vabbè. Allora, ho preso questo vestito lungo, questo bellissimo, monospalla, vedete qua c'è la, diciamo, la manica da infilare e poi rimane, diciamo, fatto in questo modo. Dal video mi sembra quasi più che tenda al rosa, sì, in realtà è rosa, ma c'è una puntina di viola, non so come spiegarvi, adesso comunque vi faccio vedere. Allora, è appunto in questo modo qua, rimane, mi piace molto il fatto del monospalla, poi capirete come mai tra un bel po' di tempo, perché adesso non posso fare nulla e qua vi ho già dato l'indizio di cui avevo già parlato. E poi c'è la gonna molto lunga che arriva fino ai piedi. Come sempre vi faccio vedere la foto della modella, eccola qua. L'effetto ovviamente sarà identico, ci manca ancora, nel senso, siamo tutte un po' modelle. Il prezzo originale era 18 euro. Vedremo, questo penso di non avere grossi problemi, c'è l'elastico in vita e tutto quanto, non dovrebbero esserci grossi problemi, vabbè. Poi ho azzardato con questo, che chi mi conosce sa, io sono amante da tutta la vita del leopardo.
Ma sincera, non so se questo qua riuscirò a tenerlo oppure no, non lo so, mi sono fatta un po' prendere forse dalla fotografia effettivamente della modella, ma non lo so, poi magari sarà una grandissima scoperta, ma è tutto completamente leopardato. Ovviamente qui con un pezzetto di spacco in fondo, vi faccio subito vedere come sta alla modella. Eccolo qua, l'idea è un po' questa. Infatti, la mia idea era proprio di metterla con effettivamente una cintura in vita, magari dopo che ho partorito, e magari la sera mettere un chiodo sopra, insomma, una cosa del genere. Ecco, l'idea era un po' questa. Vedremo. Ripeto, vedremo che cosa ne sarà di tutti questi vestiti. Adesso andiamo ad aprire anche il secondo pacco. Scusate, ma forse li metto dentro perché sennò ho paura di adesso far confusione. Comunque, ultimamente non so se ci sono delle nuove collezioni. Voilà. Non so se ci sono delle nuove confezioni, ma comunque mi sembra che Shein si stia dando la pazza gioia con i nuovi arrivi, cioè veramente sono molto belli. Ecco, quindi qui c'è anche qualche cianfrusaglia che ho preso, poche devo dire, però insomma. Aspettate che qua apro pacchetti su pacchetti. Ok, va bene. Allora, partiamo da questa cover che andrò a cambiare praticamente nell'immediato, che mi piace un sacco. Allora, per iPhone 12, infatti, ok, noi abbiamo sempre l'iPhone 12, è trasparente, come vedete, è trasparente, ha questo che dovrebbe andare avanti e indietro. Esatto, per coprire la fotocamera e preservare, diciamo, le fotocamere. E poi c'è questa parte qua che se tiriamo giù praticamente sta in piedi da sola, quindi molto 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 carina. Comunque sì, è trasparente con i dettagli in rosa. Allora, vediamo. Vi dico quanto costava, ma una sciocchezza, se non sbaglio tipo 1 euro, una cosa del genere. Adesso vi dico qualcosa, 2,25 euro. Ecco. Nel frattempo cambio della cover. Tra l'altro, vabbè, adesso voi vi domanderete che cos'è questa. Questa qua è la calamita per appoggiare il telefono in macchina. Mamma mia, che zozzo! Bello. Mi piace, ma ovviamente devo togliere la parte questa qua che vi dicevo sotto, perché non ha ragione di esistere. O la metto un pochettino più bassa, oppure non ha ragione di esistere. E qua mi piace molto appunto il fatto che possiamo fare avanti e indietro con questo, quindi preservare le telecamere. E poi anche qui sono abbastanza protette perché, come potete vedere, c'è la cover, vedete? C'è la cover anche qua. Ci sono soltanto i buchini per la fotocamera. Questa è una bellissima cosa. Quindi promossa a pieni voti. Poi ho preso, cos'è questa scatoletta qua? Questi sono due ganci per il passeggino. Poi li proveremo. Sì. Allora, questi qua sono due ganci per il passeggino che sono utilissimi. Io li ho sempre usati e sono veramente utilissimi. Ce ne sono due. Ok, si possono mettere tutti e due attaccati allo stesso passeggino, oppure se avete due passeggini li mettete su due passeggini, ma questi sganci qua vi serviranno un sacco quando dovete andare a fare le commissioni con vostro figlio o vostra figlia, perché potete attaccare appunto questi qua, si attaccano ai manici del passeggino
e qui potete appendere o la vostra borsa, o la borsa della spesa, o la borsa dello shopping. Ecco, quindi questi due ganci sono fenomenali. Adesso poi li proveremo, vedremo dove metterli, in che passeggino, perché uno ce l'ho già attaccato al passeggino, quello più leggero, quello che porto in giro. Me ne serviva uno da mettere nel passeggino, quello che tengo giù a casa, diciamo che è quello un po' più massiccio, quello del trio, e quindi mi serviva. Ora vediamo un attimo se metterne due o uno solo. Comunque pagati, il prezzo iniziale era 3 euro. Poi ho comprato questi qua, che è già la seconda volta che compro, che sono dei coprescarpa monouso, sono 100 pezzi. Questi qua venivano 1,75 euro. Io questi qua li utilizzo tantissimo, a parte che sapete che io faccio togliere sempre le scarpe quando le persone vengono in casa, faccio sempre togliere le scarpe per chi non volesse toglierle, o comunque per chi viene a volte a vedere casa nostra, perché sapete che è in vendita, faccio indossare i calzascarpe, i coprescarpa, perché comunque, insomma, è giusto così, insomma. Ok, queste qua mi sembra che siano le cianfrusaglie e penso che siano finite. Ma quindi andiamo avanti. Allora, ho preso queste qua che sono dei Collant Prema Man, ovviamente, perché dovevo averli per forza, perché ultimamente non faccio fatica a mettere a punto i vestiti. Pagati 3,75 euro. Allora, penso ce ne sia un paio dentro. Sì, penso di sì. Comunque, vabbè, questi qua non li indosserò, non ve li farò vedere perché tanto sono classici. Non mi sembra ci sia neanche, infatti, taglia unica. Quindi, o questi, o comì, o così, o comì. Com'era? Vabbè. Poi ho preso. Devo aver preso anche dei leggings, che forse sono proprio questi. Sì, eccoli qua. Allora, dei leggings Prema Man che mi sembrano effettivamente. Come taglia mi sembravano giusti. Vabbè, ora vediamo un po'. Comunque, mi sembrano un po' grandini. Adesso poi vabbè, li proverò e vedremo un attimo. Comunque, classici leggings Prema Man, vi dico, ho preso la taglia L. In realtà qua mi dava 40-42, ma vabbè, secondo me ci sono un po' delle taglie sballate. Comunque, classici leggings Prema Man, insomma, niente di sconvolgente. Vedremo se, o magari li metto un po' più là, visto che magari sono un po' più larghi di quelli che ho adesso, ma vedremo. Poi ho preso una cosa nuova per la mia bambina che arriverà appunto a giugno, ho la scadenza il 22 giugno, perché se lo fosse perso, magari trova il mio primo video oggi. Ho preso questo bodino con scritto Baby 2023. È molto carino, visto che comunque nascerà a giugno. Ovviamente l'ho preso di cotone abbastanza leggero. Ho preso la taglia 3-6 mesi, perché io non ho mai preso, mai, non ho mai preso taglia 1 mese, perché ho fatto bene, ho fatto sempre bene. Perché ad esempio Adele è nata già di 4,1 kg, quindi insomma capirete bene che la taglia 1 mese non gliel'avrei mai messa. Ora, sperando che Andrea sia leggermente più piccola rispetto alla sorella, ho comunque voluto prendere il 3-6 mesi per tenermi dalla parte della ragione, ecco. E insieme c'è anche il cappellino, tanto amato barra tanto odiato da alcune mamme, cappellino.
con le orecchiette tipo da orsetto. È molto carino il set. E allora, questi li ho pagati, cioè questo qua, questo completo qua, l'ho pagato, chissà quanto l'ho pagato, 9 euro, ok? Quindi questo è quanto. Questo qua direi che lo teniamo a priori, perché tanto direi che non posso sapere se gli starà bene oppure no. Allora, poi ho preso una camicetta molto bella, anche qui mi sono fatta tentare dal Verdino, anche qua camicetta primaverile, anche qui taglia L, perché sempre per lo stesso motivo, a parte che preferisco che siano leggermente più larghe che sinceramente strette, mi piaceva un sacco. Fatta in questo modo, con sempre un po' la manica tipo a sbuffo verso il fondo, e mi piaceva un sacco sia appunto la colorazione che la lavorazione. Faccio sempre vedere, indossa la modella, che è molto molto bella. Costo 15 euro. Anche qua andremo a vedere, e anche qua me la immaginavo appunto questa primavera sotto, cioè sopra un leggings o una cosa del genere, o un jeans prima mano ovviamente, e perché se no sarebbe dura. E poi qua abbiamo un'altra confezione. Ma come mai mettono così tante confezioni? Tra l'altro un sacco di plastica che forse se la potrebbero anche evitare. Va bene. Ho visto una cosa bellissima, ma me la tengo poi alla fine, che mi sono innamorata di quella maglia lì. Che cosa ho preso ancora, ragazze? Non mi ricordo più. Ah, un blazer, me lo ricordo adesso. Ho preso questo blazer molto semplice, appunto magari da mettere sopra quel vestito leopardato che vi ho fatto vedere. Anche questo non rende per niente adesso, perché è tutto smosciato così, tutto stropicciato. Comunque classico proprio blazer nero, che ora vi faccio sempre vedere indossa la modella. Questo qua ho preso taglia M, eccolo qua, perché ho preso taglia M e per il resto prendo sempre taglia L. Allora, perché vi spiego? Perché io in tempi ovviamente normali, quindi non in gravidanza, solitamente sono un po' fatta pera, quindi di spalle e fino alla vita sono abbastanza piccolina, di braccia sono abbastanza piccolina, mi allargo nei fianchi, nel punto vita, insomma, quindi fianchi, cosce, così mi allargo, quindi io dico sempre che sono fatta un po' a pera, e quindi quando ci sono vestiti, pantaloni, che tendo sempre a prendere la taglia L, e invece quando sono cose che vanno sopra tendo a prendere la taglia M. Poi dipende dal modello, alcune volte prendo anche la L, quindi dipende dal modello in cui mi imbatto. Questo è pazzesco. Questo è pazzesco, ragazze. Sapete che io sono amante, amante, amante delle perle, e quindi questo potevo lasciarlo lì? Assolutamente no. Infatti veniva anche 23 euro, che è un costo abbastanza alto per un semplice maglione, ma ne valeva la pena, ragazze. Troppo bello, anche il colore mi piaceva. Eccolo qua, anche qua in realtà c'è una puntina di viola, è più sul violetto che sul rosa, come vedete dal video. Pesante, pesante, perché comunque ci sono tutte le perle e tutto quanto. Ma vedete, questa qua è una spallina, quindi qua, e qui va qua, cioè bellissima questa maglia. Poi intrecciata, in fondo la manica è normale. Bella, 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 bella. Mi piace un sacco, ve la faccio sempre vedere indosso alla modella. Bellissima. Ti la guardo e più mi piace. Bella. Bella, bella. Bellissima anche la modella. Ovvio. E adesso direi che andiamo a provare un po' tutto. Sì, sono proprio. Cioè, di questo veramente sono soddisfattissima. Adesso poi sarà l'unica cosa che mi starà male,
grande classico. Adesso andiamo a provare tutto e ovviamente vi mostro solo ed esclusivamente quello che tengo, ecco, quello che do indietro, eventualmente, ovviamente non ve lo faccio vedere perché è inutile. E mi deve ancora arrivare un pacco, ma è proprio un pacco mini mini. Se non sbaglio, è proprio fatta da due cose, e quindi direi che ci sarà una terza parte. Ragazze, ultima parte, quindi terza e ultima parte per quanto riguarda haul Shein. Finalmente abbiamo finito perché veramente. Ogni giorno arrivavo a casa, trovavo pacchi e pacchettini, quindi dovevo ricordarmi di prendere la fotocamera, registrare, perché sennò poi non era completo. Vedete che il pacchetto è proprio piccolo perché mancavano proprio giusto due cose. E devo fare, ripeto, i complimenti a Shein perché ultimamente, scegliendo come spedizione GLS, quindi non più le poste, le spedizioni sono sicuramente molto 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 più veloci. A parte che io non so voi, ma io da quando ho Amazon, cioè Amazon mi ha praticamente rovinato, perché io da quando ho Amazon non ho più pazienza ad aspettare gli ordini che faccio. Perché con Amazon, avendo Amazon Prime e tutto quanto, gli ordini arrivano, oggi ordino, domani arriva il pacco. E a volte ordino la sera e l'indomani comunque io arrivo a casa alle 2 e c'è già il pacco, quindi ogni volta che io faccio l'ordine e mi ritrovo ad aspettare anche una settimana, come è stato per il portaciuccio di Andrea, cioè per me è un disastro. Non so, dico, ma quando arriva, quando arriva, quando arriva, parte quella sottospecie di ansia che voglio dire, vabbè, per un pacchetto, però è così, quindi un punto a favore di Shein. Allora, che cosa ho preso alla fine? Alla fine dei conti, ho preso questi due pacchi, queste due confezioni di perle. Di perline, no, mi viene da ridere perché dico: ma cosa ci fai con le perline? Adesso ve lo spiego. Eccole qua, vedete? Allora, questo qua è un formato, diciamo unico, come vedete le perline sono grandi, tutte uguali. Invece qui vedete che il formato è diverso, ci sono quattro formati. Cerco di farvelo vedere anche questo qua. Ci sono quattro formati di perline perché con l'arrivo dell'estate, infatti, da una parte non vedo l'ora che Adele sia un pochettino più grande perché per fare queste cose qua, sinceramente, per fare, non so, i braccialetti, le collanine, tutte queste cose qui, il bello di avere una figlia femmina. E quindi ho comprato appunto queste perle perché voglio fare delle collane. Vediamo se escono perché nella mia testa sono già fatte. Proprio bisogna vedere poi mettendo in pratica. Comunque, vi terrò aggiornati e poi nel mentre vedremo. Comunque, adesso faccio. Tra l'altro, quanto le ho pagate non ve le ho date. Tra l'altro, ci sono un sacco. Aspettate, ci sono un sacco di. Se avete magari notifica, ok, consegna, perfetto. Se avete delle bambine, oppure come me, se avete voglia voi, che sì, che io ho la bambina, ma è ancora piccina. Comunque, se avete voglia voi, care ragazze, vi consiglio di guardare su Shein perché ci sono un sacco di queste cose qua, ci sono un sacco di collane, cioè di perline, di varie forme e dimensioni, quindi dateci un'occhiata. Comunque, allora aspettate perché qua pacco 1, pacco 2, ok. Allora, le perle, queste qua in quattro formati, quelle lì venivano 3,25 euro, mentre le altre, quelle tutte in un unico formato, 75 centesimi. Adesso sentivo Adele, infatti che tossiva. E quindi stop, ragazze. Questo è quanto. Adesso vado a prendere giù tutto quello che c'è in asciugatrice perché nel mentre ho lavato tutto quello che è arrivato ieri nel frattempo e lo provo. Ci sono tre cose che ho reso.
praticamente l'ultimo ordine, l'ho reso tutto in poche parole. Ho reso sia questo qua l'ho reso perché non mi stava malissimo, però non mi convinceva. Questo perché veramente ero enorme, sembrava una barca. E anche questo perché effettivamente era grande, era molto grande in vita. E adesso li ho già messi di nuovo nel carrello con la taglia, spero giusta. Vediamo un po' cosa succede. Ecco, questo è quanto. Ora andiamo alle prove. Primo vestito che vi faccio vedere è questa camicetta che ho tenuto, che è molto 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 bella. Poi effettivamente essendo larga non mi segna, perché qua stiamo lievitando a vista d'occhio, e mi piace un sacco, bellissima. Poi tra l'altro vi volevo anche far vedere, tra l'altro l'ho lavata, non è neanche stropicciata, cioè è perfetta veramente. Vi volevo anche far vedere la maglia, quella con tutte le perle sulle spalle, che l'ho lavata, però non mi sono fidata a metterla in asciugatrice perché è un po' delicata, chiaramente, essendoci tutte quelle perle. Quindi che cosa ho fatto? L'ho lavata, ma l'ho lasciata asciugare naturalmente sulla sedia, ed è perfetta, l'ho già provata prima chiaramente di lavarla, perché se no l'avrei restituita. È perfetta, è bellissima, giuro, fidatevi. Comunque vabbè, allora questa è la prima. Adesso vi faccio vedere ancora una cosa, però questa cosa qua la devo stirare, perché anche se è un po' un tessuto così, ma vassiata. Ecco qua, l'altra cosa che vi faccio vedere è il blazer, che è un blazer molto classico, non c'è nulla di che, ecco, vi devo dire, però effettivamente ne avevo bisogno, perché non lo avevo. E ci sta, devo dirvi che ci sta questo, però una stiratina forse gliela do perché in alcuni punti non è proprio stirato al 100%, non è che va proprio benissimo, ecco. Però mi piace, devo dire che poi tutto sommato mi piace. Qua magari farei un pochettino sulle maniche, giusto da renderlo un pochettino più particolare, però insomma, ecco, diciamo così, da portarlo in questo modo. Però devo dire che mi va bene, ecco, diciamo. Quindi niente, ragazze, direi che finalmente abbiamo finito questo shopping infinito di Shein e ci vediamo al prossimo video. Fatemi come sempre sapere quello che vi piace e quello che non vi piace.